Buongiorno, in questa lezione parleremo di Eugenio Montale, quindi affronteremo un autore importantissimo della nostra letteratura italiana ed è un autore, un poeta al quale io tengo particolarmente perché è genovese e la sua poesia è fortemente legata alle terre, delle cinque terre, quindi le terre della Liguria. E questa è la sua opera Omnia, vuol dire che all'interno di questo piccolo volume abbiamo tutte le sue poesie. E ovviamente noi faremo una scelta, andremo a identificare alcune caratteristiche chiave della sua poetica dopo aver scoperto brevemente la sua vita e leggeremo e analizzeremo solo alcune poesie, diciamo quelle più famose e quelle più significative. Ovviamente per questioni di tempo siamo costretti a limitare un pochino l'analisi di questa figura davvero chiave. Allora, la prima cosa che vi chiedo, come sempre, è quella di prendere il vostro quaderno di letteratura e un aviro per prendere appunti. Qualsiasi dubbio, mettete in pausa, riascoltate e integrate ciò che io dico con quello che è presente sul vostro libro di letteratura, nelle pagine che vi ho ovviamente segnalato e resto ovviamente a disposizione anche per eventuali chiarimenti. Allora, Eugenio Montale, iniziamo con la vita e poi passiamo a tematiche e opere, quindi poesie. Allora, Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896. C'è una città che caratterizza fortemente la sua poetica perché è la città, il paese, anzi, nel quale Eugenio Montale ha trascorso le sue estati, soprattutto quando era bambino, ed è il paese di Monterosso. Monterosso si trova nelle Cinque Terre, quindi da Genova bisogna spostarsi un pochino più a sud, lungo la costa mediterranea e sempre in Liguria c'è quest'area meravigliosa delle Cinque Terre. Una di queste terre straordinaria meta turistica ancora oggi è Monterosso. Le Cinque Terre, Monterosso nello specifico, che hanno caratterizzato le vacanze di Montale, ragazzino adolescente, diventa fondamentale per capire alcune tematiche, nel senso che Monterosso diventa proprio una suggestione che sarà presente nella sua poetica. Ci sarà un richiamo costante alle Cinque Terre, dove andremo a ritrovare queste suggestioni legate ai suoi ricordi di vacanza alle Cinque Terre, in Ossi di Seppia, che è una delle raccolte poetiche chiave proprio di Eugenio Montale. Ovviamente, essendo genovese, studia e frequenta le scuole a Genova, Eugenio Montale, e si diploma ragioniere, quindi immaginiamo un poeta che anziché fare un percorso scolastico di tipo umanistico, quindi non frequenterà il classico liceo classico come tanti altri grandi scrittori e poeti, lui frequenterà una scuola di tipo tecnico. Infatti si diploma ragioniere. Poi scoppia la Prima Guerra Mondiale, Montale dal punto di vista della salute era un giovane in quel tempo perché era del 96, lui la guerra scoppia nel 15, cioè l'Italia è coinvolta nel 15, quindi era piuttosto giovane, però ha una serie di problemi di salute, cioè è molto cagionevole e per cui alcune volte in occasione di quelle visite mediche che venivano fatte ai ragazzi per vedere se fossero idonei da mandare al fronte, più volte viene dichiarato inidoneo, però poi a un certo punto nel 1917, perché c'è bisogno di forza a combattere e nonostante appunto questa salute cagionevole viene comunque mandato al fronte. Al termine della guerra, Montale si dedica allo studio, uno studio autonomo, inizia a leggere i classici e si avvicina alla filosofia, quindi a un periodo, da autodidatta.
Nel 1927 si trasferisce a Firenze e questo è un momento fondamentale nel suo percorso e nella sua formazione. A Firenze, a partire dal 1927, inizia a collaborare per alcune case editrici, quindi in un certo senso svolge il ruolo di giornalista, di editore. E poi gli viene conferito un incarico al gabinetto di Vieusseux. Gabinetto è inteso come ufficio di Vieusseux, era un ufficio di cultura che esiste tra l'altro ancora oggi, e, con il compito di occuparsi proprio di cultura. Questo incarico al gabinetto di Vieusseux durerà circa 10 anni, perché poi nel 1938, nel pieno della fase della dittatura di Mussolini, Mussolini era salito al potere nel 22, quindi siamo proprio nel ventennio fascista, a un briciolo dall'inizio della seconda guerra mondiale, gli viene tolto l'incarico al gabinetto di Vieusseux. Per quale motivo? Perché Montale non aveva preso la tessera del partito fascista. E quindi a tutti coloro che avevano rifiutato di prendere la tessera del partito fascista venivano tolti gli incarichi pubblici. Con incarichi pubblici intendiamo, beh, come nel caso di Montale, il fatto di essere un direttore di un ufficio culturale, ma anche gli insegnanti, i giornalisti, tutti coloro che facevano sentire la loro voce attraverso la scuola, oppure attraverso il mondo della politica, della cultura. Quindi tutti coloro che non si erano schierati dalla parte del partito fascista, proprio sottoscrivendo il tesseramento al partito fascista, venivano considerati fondamentalmente dei nemici e venivano tolti loro gli incarichi. In questo caso, appunto, siccome Montale non aderisce al fascismo, gli viene tolto questo incarico importante e prestigioso al gabinetto di Vieusseux. Sempre legato a questi anni, che sono gli anni in cui il fascismo si fa sempre più duro, diventa un fascismo che a un certo punto assume quella connotazione fortemente razzista, perché nel 38, sapete, vengono poi anche promulgate proprio in quel periodo le leggi fascistissime, vengono poi promulgate le leggi ovviamente razziali. Ecco, proprio in quel contesto, quando lui perde il lavoro, perde anche una cara amica che si chiamava Irma Brandeis ed era italiana, però era di origine ebraica, per cui lei lascia l'Italia. E questo è di nuovo un momento che segnerà profondamente la vita, la biografia di Montale, ma allo stesso tempo andrà a essere ricordato anche in alcune poesie. Per cui, da una parte il 38 come perdita del lavoro, ma anche come perdita di questa cara amica Irma Brandeis, che è ebrea ed è costretta a lasciare l'Italia. Poi, beh, c'è tutto lo sconvolgimento della Seconda Guerra Mondiale, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, Montale diventa il redattore del Corriere della Sera, quindi un ruolo di nuovo, un incarico giornalistico piuttosto importante. E qual era il suo compito al Corriere della Sera? Era un giornalista che si occupava principalmente di musica, quindi era un critico musicale. Proprio in quel periodo conosce una donna che diventerà poi la sua moglie, e il nome era Drusilla Tanzi. Nella letteratura, quindi nelle poesie di Montale, questa figura della moglie Drusilla diventerà la figura di Mosca, quindi il suo nome fittizio sarà Mosca. Quando sentiremo parlare di Mosca, faremo riferimento a Drusilla Tanzi. Invece, quando sentiremo parlare di Clizia, sarà Irma Brandeis, la sua amica ebrea che era stata costretta a fuggire. Quindi sia Clizia sia Mosca sono due nomi fittizi dietro ai quali si celano due figure importantissime per Montale. Clizia era la sua amica ebrea, Irma al secolo, e invece Mosca è la moglie Drusilla.
Poi altro momento importantissimo è quello del riconoscimento pubblico del suo ruolo. All'inizio vi avevo detto che Montale aveva studiato ragioneria, quindi era un tecnico, non era un umanista. E per questo motivo gli viene conferito nel 1967 una preziosa onorificenza, cioè la laurea honoris causa. Cosa significa? Significa che gli viene regalata una laurea per l'onore. Quindi, siccome lui si era distinto in letteratura, era apprezzato da tutti per le sue poesie e per il fatto di essere comunque un giornalista, che l'università gli conferisce, senza dover fare superare tutti i vari esami universitari, gli conferisce un titolo di dottore in lettere. Per cui 1967 Montale diventa laureato. A tutti gli effetti è considerato una vera laurea, laurea honoris causa. Altro riconoscimento importantissimo, nel 1975, di nuovo un premio Nobel, un altro premio Nobel nella nostra letteratura italiana per Eugenio Montale. Quindi 1975 conferito a Eugenio Montale il premio Nobel per la letteratura. Pochi anni dopo, cioè nel 1981, Eugenio Montale si spegne e muore. Questi sono i punti chiave della sua biografia, che poi comunque andremo a riprendere a brevissimo. Tra le tante raccolte poetiche racchiuse in questa edizione, che è l'opera omnia, appunto, come vi dicevo prima, di Montale, ci sono gli Ossi di Seppia, che sono la prima raccolta poetica di cui vi parlo. Ossi di Seppia. Riflettete un pochino su quello che può significare secondo voi osso di Seppia. Allora, l'osso di Seppia è un qualcosa che rimane nel momento in cui la Seppia è morta. Quindi è proprio quella specie di osso leggermente ovale, piatto, che è all'interno delle seppie e si trova nel momento in cui appunto la seppia è morta. Quindi iniziamo a riflettere su un qualcosa di morto, di inanimato, di duro, eccetera. Gli ossi di seppia vengono scritti più o meno nel 1920, quindi una raccolta giovanile, 1920 circa. Allora, la tematica chiave quando facciamo riferimento agli ossi di seppia è che viene praticamente rovesciato, ribaltato il mondo che aveva invece raccontato D'Annunzio. Facciamo riferimento all'Alcione. L'Alcione è la raccolta poetica all'interno della quale abbiamo la nostra famosa pioggia nel Pineto, ecco. Montale con gli ossi di seppia ribalta. Stravolge completamente quella che invece era la poetica D'Annunzio con l'Alcione. Di che cosa si parla negli Ossi di Seppia? Si parla soprattutto del Levante Ligure, quindi quei ricordi giovanili legati alle Cinque Terre, legate a Monterosso. Sono proprio le sue estati. Sono poesie molto dense che hanno come obiettivo centrale quello di portare a un confronto tra l'io del poeta e la natura. C'è proprio una rappresentazione precisa dell'io e della natura attraverso delle immagini simboliche. Poi, leggendo le poesie, tutto questo diventerà molto, molto più semplice. C'è ovviamente una presenza chiave che è la presenza del mare. Siamo nelle Cinque Terre, quindi in terre mediterranee, e il mare è l'estate mediterranea. La natura, in questo caso, è una natura enorme, è una natura che rispetto all'uomo è molto più illimitata e la natura diventa, insieme ai colori della natura e ai simboli, diventa una natura che comunica delle emozioni. Significa che la natura diventa espressionista. Cosa significa essere espressionista? Significa spiegare qualcosa, rappresentare qualcosa, comunicare qualcosa attraverso uno stato d'animo, attraverso un colore, attraverso un'immagine. Pensate all'espressionismo pittorico e vi viene tutto molto più facile, un colore o una parola che rappresenta uno stato d'animo. Quindi quelle estate mediterranee passate a Monterosso, passate alle Cinque Terre, diventano sì il ricordo giovanile, ma diventano un modo per comunicare lo stato d'animo, quindi in forma assolutamente espressionistica.
Tra l'altro, nelle poesie degli Ossi di Seppia, soprattutto, ma poi in generale in tutto Montale, non ci sono delle illusioni, cioè non c'è presente, non è presente l'illusione estetica come ad esempio in D'Annunzio, queste belle parole, no, non c'è illusione, assolutamente no. E c'è un tema chiave negli Ossi di Seppia che è legato al tempo. Il tempo non inteso come il tempo atmosferico, ma come il tempo che scorre, il tempo che passa. E un tempo, quindi questa temporalità presente come tematica, è un tempo che significa che è circolare, c'è un ritorno costante, c'è una circolarità del tempo. Chiaramente, essendo delle poesie molto espressioniste, sono delle poesie che comunicano stati d'animo a volte un po' difficili. Ad esempio, l'angoscia. Che tipo di angoscia è? È un'angoscia esistenziale, vuol dire che è un'angoscia che caratterizza l'esistenza umana. C'è un'altra tematica importante che è quella della consapevolezza, dell'essere consapevoli, del nulla esistenziale, quindi una presa di coscienza che non esiste nulla. Una tematica importantissima che sarà anche il titolo di una delle sue poesie è il male di vivere, quindi l'idea del male di vivere. Troveremo una poesia bellissima, spesso il male di vivere ho incontrato, si intitola proprio così, il male di vivere. Poi l'idea della negatività assoluta, quindi l'angoscia esistenziale, essere consapevoli che non esiste nulla, il male di vivere che spesso incontri e la negatività assoluta. Queste quattro tematiche, queste quattro emozioni da cosa vengono rappresentate? Di solito dalla vegetazione, cioè banalmente attraverso la vegetazione, attraverso un'immagine, noi riusciamo a percepire la sofferenza, che è quella del poeta, ma in generale di tutto l'essere umano. Quindi vedremo come la vegetazione di queste estati calde, torride, quasi soffocanti della Liguria, diventa la trasposizione di un suo stato d'animo. La raccolta successiva, anche quella importantissima, sempre tra le sue raccolte poetiche, sono le occasioni, quindi altro titolo, le occasioni. Le occasioni sono degli anni 40, se non ricordo male l'anno esatto è il 1939. E le occasioni, come già capite dal titolo, occasioni, raccontano delle occasioni. Che cosa intendo per occasioni? Intendo delle esperienze concrete, tangibili. A differenza degli Ossi di Seppia, dove c'era una unità di tematiche, nelle occasioni, essendo occasioni diverse, ci sono tante tematiche diverse, quindi diventa un po' più difficile, diciamo, unificare il tutto. Per cui ricordate che nelle occasioni sono tante diverse occasioni, però c'è una cosa che accomuna un po' tutte queste occasioni umane raccontate proprio nella raccolta delle occasioni, cioè la figura della donna, nel senso che in tantissime poesie raccolte nella raccolta occasioni vi è la figura della donna che è intesa come una propiziatrice di occasioni, cioè la donna è colei che porta ad avere un'occasione particolare, significa che è una mediatrice, che è una donna che ci conduce verso un'occasione. Tra l'altro c'è una questione dietro abbastanza complicata legata al ruolo proprio della donna come intermediario con Dio. C'è una forte ripresa dantesca di cui poi parleremo un pochino nello specifico. E sono poesie che sono definite ermetiche, cioè significa che seppur nell'apparente semplicità sono molto complesse dal punto di vista dei significati e delle analogie, vuol dire ermetico, tanti significati e tante analogie. Ogni parola che noi leggiamo, ogni verso che noi leggiamo rimanda a un'altra realtà un pochino più complessa. Addirittura le poesie della fase occasioni sono paragonate alla metafisica. Con metafisica magari voi avete in mente qualche quadro di De Chirico. Ecco, se voi pensate a un quadro di De Chirico, anzi ora vi cerco un'immagine e ve la faccio vedere, viene benissimo in mente allora la poesia di Montale. Quindi c'è una rappresentazione che va di analogie. Un pochino complessa perché dietro ci sono delle teorie filosofiche. Cerco l'immagine.
Ecco, ad esempio, questa è una delle opere più famose di Giorgio De Chirico. Questa è intesa come pittura metafisica. Poi un'altra raccolta poetica importante è Bufera. Bufera è pubblicata nel 1956, a Genova. Il nome Bufera ci ricorda, evoca l'inferno di Dante. C'è un riferimento incredibile all'inferno dantesco. La figura della donna presente nelle poesie di Bufera è una donna che è paragonata a Beatrice. Non è una donna stil novista, vi ricordate la donna angelo? No, non è intesa in quel senso, ma nel senso che è una donna che conduce a Dio, è una donna che porta a Dio, è una donna teologica. Infatti, Clizia, che è protagonista della Bufera, ha un ruolo che noi definiamo cristologico, vuol dire che ci accompagna a Cristo, ma allo stesso tempo funge sì da intermediaria, ma allo stesso tempo è una evocazione della passione di Cristo. Quindi c'è questa figura salvifica, cioè che porta alla salvezza. Sono cose di cui abbiamo parlato all'inizio della seconda media. Quindi salvifica che conduce alla salvezza. Quindi è Beatrice, ma non è solo l'angelo idealizzato, no, è una figura cristologica che conduce alla salvezza. All'interno della raccolta di Bufera sono elencati ad esempio dei fantasmi familiari. Con fantasmi non intendo le figure di fantasmi da racconto horror, no, intendo delle figure evocate magari di cari, persone della famiglia che abbiamo perduto. E quindi sono i lutti familiari, i fantasmi intesi come i nostri cari che abbiamo perso. E con questi fantasmi, con questi cari persi, il poeta inizia, intreccia una sorta di dialogo. L'ultima raccolta poetica di cui vi parlo brevemente è Xenia con la X, gli Xenia. Gli Xenia sono dei brevi componimenti molto interessanti, dedicati alla moglie Mosca, chiamata appunto negli Xenia Mosca. Mosca, sua moglie, Drusilla, era davvero la sua ispiratrice. Per quale motivo? Era una musa per lui, ma nel senso che non una musa idealizzata, non una figura idealizzata e non reale, no, tutt'altro, una figura che lo ispira per la sua saggezza reale, domestica. Quindi è una saggezza domestica quella di Mosca, che diventa fondamentale, di fondamentale ispirazione proprio per Eugenio Montale. Insistete molto sul discorso della figura femminile, nel senso che la donna per Montale ha ovviamente diversi ruoli, c'è la donna cristologica, c'è la donna che insegna attraverso la sua azione quotidiana e domestica, c'è la donna angelo. Ecco, sicuramente la donna viene vista come una messaggera, come una figura che spesso rappresenta il correlativo oggettivo. Questo è un concetto molto complicato, ma perché Montale è un autore un pochino complesso. Allora, correlativo oggettivo, cosa significa? Significa che ci sono degli oggetti, oppure delle situazioni, degli eventi, delle persone, delle immagini che evocano un'emozione. Quindi, magari la semplice rappresentazione di un oggetto qualsiasi non è banalmente quell'oggetto e basta, ma è quell'oggetto caricato di emozioni, cioè quell'oggetto diventa il modo per rappresentare un'emozione. Per cui si parla di correlativo oggettivo, un oggetto che correla, cioè lega un'emozione. Drusilla Tanzi, di cui parlavamo prima, era in realtà all'inizio la moglie di un altro uomo, era la moglie di un critico d'arte. E nel 38, l'altro fatto importante, quando Clizia lascia l'Italia, Montale viene poi licenziato per la questione del fascismo, e da lì inizia un'altra fase importantissima
perché poi ovviamente avrà delle ricadute notevoli nella sua poetica, che è quella della resistenza, che non deve essere confusa con la resistenza dei partigiani, perché lui non sarà un partigiano, però farà una resistenza indiretta, nel senso che non combatterà come un partigiano, però farà sì che le sue idee vadano a resistere invece a quelle che sono le idee ufficiali di fascismo, quindi è una resistenza indiretta. Dal suo punto di vista, essendo un intellettuale, firmerà il manifesto degli intellettuali antifascisti, cioè scriverà insieme ad altri e sottoscriverà proprio un manifesto in cui dichiara che l'intellettuale deve essere antifascista. Per questo motivo, ovviamente, per una certa fase della sua vita fu particolarmente osteggiato dalla cultura del suo tempo. Tutta questa fase difficile, quindi le leggi razziali, la sua amica, la perdita del lavoro, eccetera, e lo strazio della guerra, come dicevamo prima, andranno a confluire soprattutto in bufera. L'idea della tragedia della guerra, l'idea di questa evocazione infernale, si trova proprio un legame stretto tra quella che era la dannazione eterna dell'inferno di Dante e ciò che invece l'intellettuale ha vissuto in quegli anni. Volte Montale si dichiara essere completamente diverso rispetto ad Annunzio. D'Annunzio era ovviamente un superuomo, era assolutamente convinto di essere un privilegiato. Montale è completamente diverso. Montale non ha delle sicurezze, non si sente un uomo sicuro. In una sua poesia dice addirittura: non chiederci la parola, non chiedete la parola a noi perché non sappiamo dire. Noi abbiamo solo dei dubbi e delle incertezze, sappiamo solo ciò che non siamo. Per cui è esattamente l'opposto rispetto a quello che era appunto il personaggio d'Annunzio. Ok, prima di ripartire proprio con l'analisi delle poesie, facciamo un brevissimo ripasso dei punti chiave della sua biografia. Allora, 1896, la data era il 12 ottobre, sì, Montale nasce a Genova, in Corso Dogali, quindi nel centro di Genova. Era una famiglia la sua di notai, quindi di persone di legge, che tra l'altro ha una storia, una discendenza piuttosto importante perché la si fa risalire addirittura al 1600. Al 1600 gli antenati di Montale erano già presenti nella città di Monterosso, nel paese di Monterosso alle Cinque Terre, dove poi lui trascorrerà tutte le sue vacanze estive. Nel 1911 si iscrive alla scuola di ragioneria, quindi Istituto superiore di tipo tecnico e si diplomerà poi in ragioneria, appunto. Nel 1917, nonostante le sue condizioni di salute non siano mai state particolarmente favorevoli, viene comunque mandato al fronte perché c'è bisogno di uomini e, appunto, nonostante avesse già fatto tanti controlli e tante volte fosse stato riformato, cioè non fosse stato reputato idoneo al combattere. Poi, ecco, altra cosa importante che prima non vi ho detto è che nel 1945, oltre ad aver sottoscritto il manifesto per gli intellettuali antifascisti, era entrato proprio a far parte del Comitato per la Cultura e l'Arte, che era stato nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale, quindi il gruppo di coloro che da intellettuali si erano schierati, nell'antifascismo. E poi, vabbè, l'importante lavoro come redattore al Corriere della Sera, lavoro come critico musicale. Un'altra piccola curiosità che magari nei libri non riuscite a trovare è che quando è morto Gandhi, quando personaggio ovviamente chiave, è stato proprio lui a scrivere il necrologio, cioè l'annuncio della morte di Gandhi sul Corriere della Sera. Quindi, se voleste anche trovare un riferimento, una contestualizzazione ulteriore, è lui che scrive questo articolo importantissimo in cui annuncia la morte di Gandhi.
Allora, direi che possiamo iniziare con le poesie, mi raccomando, perché non sono facili. Il mio consiglio è ovviamente qualcosa sul libro c'è, ma non ricordo esattamente quale, poi la vado a cercarle dopo. Però il mio consiglio è di scrivervi testi nei vostri appunti, quindi semplicemente andate su internet, cercate il testo di una poesia che io ho spiegato, inizio con Spesso il male di vivere. Quindi prendete quella, ve la scrivete, ovviamente rispettando i versi, e facciamo la solita analisi, quindi sotto forma di parafrasi e commento. Ok? Quindi iniziamo con Spesso il male di vivere. Prendo il testo. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi fuori dal prodigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Allora, prima tematica. La prima cosa da ricordare è che il male è consustanziale. Consustanziale vuol dire che è della stessa sostanza dell'esistenza, cioè l'esistenza stessa è male. Quindi il male fa parte della nostra esistenza. Unica soluzione a questo è essere insensibili, e lo dice negli ultimi versi, l'insensibilità stoica, cioè essere distaccati completamente, essere lontani. Questo è l'unico modo per non provare la sofferenza. Allora, dopo che abbiamo detto che il vivere stesso è male, quindi appuntatevi, il vivere stesso è male, andiamo proprio a ragionare sulle parole che comunicano questo male. Allora, innanzitutto i primi versi esprimono un lamento, quindi spesso il male di vivere incontrato, l'arrivo strozzato, l'incartocciarsi della foglia riarsa, il cavallo stramazzato, ci dicono che tutta l'esistenza prova un grande lamento. Addirittura la parola riarsa al verso 4, che vi prego di sottolineare, indica siccità, indica sete, riarsa, secca. Per quale motivo? Siamo negli ossi di Seppia, i ricordi della calura estiva dell'afa di Monterosso, quindi delle Cinque Terre. Poi bene non seppi fuori dal prodigio. Quel prodigio non è un prodigio inteso come divino, ma è laico, è un prodigio laico. Dove c'è scritto statua, era la statua al penultimo verso, significa che sono i valori. E poi notate anche il meriggio inteso come il momento di piena luce. Questo perché? Perché c'è un forte senso espressionistico, vuol dire che questa poesia è espressionistica, cioè comunica attraverso il colore, attraverso le immagini. Che cosa comunica? Comunica uno stato di assoluta negatività. Ora proviamo a riprenderla e a semplificare facendo prima una piccola parafrasi e poi un commento. Allora, spesso il male di vivere ho incontrato, vuol dire che spesso mi sono imbattuto nel male di vivere. Era il rivo strozzato che gorgoglia, quindi era il rivo inteso come il piccolo fiume, il piccolo corso d'acqua che gorgoglia. Sentite anche le parole dure, rivo strozzato, gorgoglia. Quindi una durezza anche fonetica. Quindi quel piccolo rivo, perché il rivo è strozzato? Perché siamo in estate, fa caldo e c'è poca acqua. Il torrente ha pochissima acqua, quindi sembra strozzato e c'è questo gorgoglio, quindi questo rumore quasi fastidioso di questa pochissima acqua. Primo elemento, il rivo strozzato, il ruscello con poca acqua. Terzo verso era l'incartocciarsi della foglia e tra il terzo e il quarto verso, fate la classica U, c'è un enjambement perché la foglia era riarsa. Che cosa vuol dire riarsa? Era arsa, secca perché aveva sete. Quindi la foglia incartocciata piena di sete, secca. Secondo elemento, la foglia secca. Verso 4 era il cavallo stramazzato. Quindi il cavallo distrutto, morto, stramazzato a terra, distrutto dalla fatica. Abbiamo un rivo, una foglia e un cavallo. Il rivo, che per noi è semplicemente un ruscello, una foglia, che per noi è semplicemente una foglia, e il cavallo, che per noi è semplicemente un animale. In realtà questi tre piccoli elementi, quindi
Quindi ruscello, foglia e cavallo diventano il correlativo oggettivo di un qualcosa di più grande che ci sta dietro, cioè la sofferenza umana. Il rivo rappresenta non solo che quel fiume, quel torrente sta soffrendo per la siccità, ma rappresenta che tutte le acque, tutto ciò che c'è di minerale sulla terra sta soffrendo. Quindi non è solo quel torrente, è tutto il regno minerale che soffre. La foglia incartocciata non è quella singola foglia di quel piccolo albero, ma no, rappresenta tutti gli alberi, tutta la vegetazione, quindi è una rappresentazione della vegetazione che soffre. Il cavallo non è quel singolo cavallo, solo quel cavallo, ma è tutto il regno animale, essere umano compreso, che soffre. Quindi che cosa ci ha detto in questi quattro versi Montale? Ci dice che ha incontrato il male di vivere e il male di vivere è ovunque. È nel mondo minerale, rappresentato dal fiume, nel mondo vegetale, rappresentato dalla foglia, e nel mondo animale, rappresentato dal cavallo. Vuol dire che i tre regni dell'esistenza tutti soffrono, quindi ovunque è sofferenza, ovunque c'è il male di vivere. Non sono solo quei tre elementi, ma quei tre elementi ci rimandano a una realtà più grande. L'esistenza stessa è male. Quei tre elementi significa che tutta la natura, tutta la vegetazione e tutti gli animali, e il mondo ovviamente inanimato dell'acqua, dei sassi, soffrono, perché ovunque sulla terra c'è male. L'unica soluzione, e la si trova nell'ultima quartina, negli ultimi quattro versi, vedete anche dal punto di vista compositivo metrico come sono molto dantesche, queste quartine, classico sonetto, molto composto, perché lui è un classicista. E la soluzione sì, esiste. Dov'è la soluzione? Al penultimo verso, la divina indifferenza, che non è l'indifferenza di Dio, è in generale il fatto di essere indifferenti. Chi è che è indifferente? All'ultimo verso, penultimo e ultimo verso, la statua nel pomeriggio, completamente distaccata da tutto quello che avviene, e in alto, nel cielo, un falco alto, levato. Questa ripetizione della L, che va ancora di più a enfatizzare la musicalità e la durezza, fa sì che solo chi è distaccato, chi è alto o chi come la statua ci guarda in maniera indifferente è in grado di sopravvivere perché non è coinvolta in questo dramma esistenziale. Quindi tutto è male. L'unica soluzione è essere indifferenti. Seconda poesia che analizziamo, Cigola, la carrucola del pozzo. Scrivetevi il testo, mettetemi in pausa e analizziamo. Sono molto complesse, ma io ci tengo anche tanto. Allora, ve la leggo una volta. Cigola, la carrucola del pozzo, l'acqua sale alla luce e vi si fonde. Trema un ricordo nel ricolmo secchio, nel puro cerchio un'immagine ride. Accosto il volto a evanescenti labbra, si deforma il passato, si fa vecchio, appartiene ad un altro. La ruota ti ridona all'altro fondo, visione, una distanza ci divide. Complessissima. Tematica numero uno. Il ricordo uccide la memoria. È una poesia che possiamo definire, beh, innanzitutto dal forte senso espressionistico anche in questo caso. Anche in questo caso c'è negatività. È una poesia tra il realistico, vuol dire che parte da un qualcosa di realistico, una descrizione, una carrucola che tira su un secchio pieno di acqua da un pozzo. Quello è ciò che ci descrive, però quello è il correlativo oggettivo di una realtà infinitamente più grande. Per cui sì, è realistico, ma diventa simbolico. Non c'è salvezza. Le parole che utilizza anche in questo caso sono parole di tipo dantesco. Anche Cigola, la carrucola del pozzo, fa parte degli ossi di Seppia. Quindi è sempre una poesia della raccolta ossi di seppia. Proviamo a fare una piccola parafrasi. Cigola, la carrucola del pozzo. Iniziate anche a pensare ai suoni che evoca questa poesia. Cigola,
Cigola, rumore, fastidio, la carrucola nel pozzo. Per quale motivo cigola? L'acqua sale alla luce vi si fonde. Dal buio del profondo di un pozzo sale un secchio pieno di acqua. E in che cosa si fonde? Si fonde nella luce. L'acqua diventa fusione totale tra acqua e luce. Trema un ricordo, è come se si muovesse un ricordo sul pelo dell'acqua perché trema. Perché il secchio in movimento è salito e giustamente l'acqua non è piatta, ma è. Si muove. È come se quell'acqua mossa per un meccanismo di movimento banale avesse fatto tremare un ricordo nella mente del poeta. Infatti trema nel colmo secchio, nel secchio pieno di acqua. E nel puro cerchio, nella perfetta forma del cerchio, del secchio, c'è un'immagine che ride, un ricordo. E per questo motivo, ingannato, accosto il volto. Sembra un po' Narciso, no? Accosto il volto, sentite anche le parole, cioè, difficili, eh? Accosto il volto a evanescenti labbra. Quindi evanescente è qualcosa che non esiste, però è come se noi lo vedessimo, fa come un fantasma evanescente. E improvvisamente deforma il passato, cambia, si fa vecchio, appartiene a un altro. Perché quell'immagine è sparita. Per quale motivo? Perché ritorna giù. Nel buio, perché il secchio viene di nuovo calato giù. La ruota di nuovo stride, fa di nuovo rumore, però quella ruota, sì, è intesa come la ruota del pozzo, ma è la ruota del tempo. Vi ricordate che prima abbiamo parlato di ciclicità della vita? Ecco, di nuovo la ruota del tempo. Dove ti manda? Ti ridona all'altro fondo, cioè ti rimanda giù nel buio del fondo del pozzo. Sei una visione. Come in Dante, una visione e ci divide una distanza, cioè è infinito lo spazio che ci divide. Quindi si parte da un'immagine più semplice legata a un secchio che viene portato su da una carrucola di un pozzo con un'acqua presente appunto nel basso, nel buio di questo pozzo. Arriva su. L'acqua si muove, paragonata a un ricordo, da lì l'illusione di un ricordo ci si avvicina, ma questo ricordo svanisce e il secchio torna giù. Molto, molto densa, anche in questo caso. Poi, prossima poesia che volevo leggervi è... Adesso la cerco. Trovata. Ti libero la fronte. Ti libero la fronte, appartiene alle occasioni. Allora, innanzitutto la protagonista, ve lo anticipo, è Clizia. Clizia viene trasformata in una sorta di angelo, un angelo della visitazione. Pensate all'angelo che fa visita alla Madonna durante l'Annunciazione, no? Ecco, Clizia è intesa un po' come una figura di questo tipo, ovviamente molto dantesca. E la donna è una donna salvifica, quindi in Ti libero la fronte dai ghiaccioli abbiamo la presenza di una donna salvifica. Abbiamo anche quello che è chiamato dagli critici letterari il visiting angel, cioè la visita dell'angelo. E ovviamente è una tipologia questa molto visionaria, molto stil novista. E che porta davvero con un valore ancora più morale, ancora più religioso, in scena l'idea proprio della donna angelicata. Ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose, hai le penne lacerate dai cicloni, ti desti a soprassalti. Mezzodì, allunga nel riquadro il nespolo, l'ombra nera s'ostina in un cielo, un sole freddoloso e le altre ombre si scantonano nel vicolo, non sanno che sei qui. Allora, ti libero la fronte dai ghiaccioli, come se tu avessi attraversato l'aria gelida volando e ti si fosse riempita la fronte di ghiaccio. Infatti, verso 2 dice che raccogliesti attraversando le alte nebulose, le alte nuvole. Le penne dell'angelo sono rovinate dai cicloni. Tutte queste parole, quindi i ghiaccioli, le nebulose, i cicloni, sono i segni delle tempeste, ovviamente, che ha attraversato. Poi, mezzodì, quel
Quel mezzogiorno non è un mezzogiorno di luce, ma è un mezzogiorno oscuro. Quindi c'è una sorta di ossimoro. E dove lo troviamo poi per davvero un ossimoro grandissimo? Dove c'è anche un enjambement, terz'ultimo verso, sole freddoloso. Quello è di nuovo un ossimoro perché il sole non può essere freddoloso. Certo, lo è in forma di ossimoro, quindi perché si vuole ricordare e riferire un'altra realtà. Sole freddoloso, mezzogiorno oscuro. Per quale motivo? Perché c'è solitudine e c'è angoscia. Solo in questa poesia, solo il poeta, solo la figura della donna, solo loro sono consapevoli, sono gli unici due a essere consapevoli della grazia che è toccata a entrambi, quindi sono degli eletti in questo caso, e tra i due c'è una segreta comunicazione, una poesia molto densa, molto dantesca anche, sia come parole sia come espressività. Quindi è proprio l'idea della donna salvifica che però arriva con un messaggio diretto a Montale stesso. E l'ultima che vi leggo, purtroppo avrei voluto leggervele tutte perché, come vi ho detto prima, è un poeta che io trovo forse per me il numero uno in assoluto di tutti, perlomeno di tutti quelli contemporanei. È Non recidere forbice. E con questa poi concludiamo. Vi prego, mi raccomando, di leggere anche sul libro, ma di riascoltare piuttosto anche più di una volta prendendo appunti questa lezione perché so che è densa ed è difficile. Non recidere forbice. Non recidere forbice quel volto solo nella memoria che si sfolla, non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta e la cacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre. Allora, innanzitutto questa poesia, Non recidere forbice, appartiene alle occasioni. Tematica chiave, il ricordo. Tematica chiave, l'esperienza dolorosa della vita. Inizia con un imperativo, non recidere. È un imperativo negativo, non dice recidi, ma dice non recidere, imperativo negativo. Quel volto è inteso come la perdita, la caduta di tutti i ricordi. Non tagliare forbice quel volto, non cancellare quel volto, perché da solo nella memoria si svuota, quel si sfolla vuol dire che si cancella dalla memoria. Non fare del grande suo viso in ascolto una nebbia, cioè un qualcosa che non è più preciso, non è più definito. Perché? Perché si sta perdendo il ricordo. Un freddo cala, di nuovo l'idea del freddo. Duro il colpo svetta, immaginate il colpo di un'accetta, duro, improvviso. E la cacia ferita, cioè la pianta ferita sotto il colpo dell'accetta, fa sì che da sé scrolla, da sé si stacchi, si stacca da questa cacia, da questa pianta sotto il colpo dell'accetta, il guscio di una cicala. Il guscio di una cicala, non una cicala, la cicala è morta, è rimasto il guscio. La cicala è un simbolo felice perché la cicala canta, la cicala associata all'estate, ma ora non c'è più, è morta e resta il guscio. È un ricordo felice, ma in un momento di difficoltà perché ormai quel guscio rappresenta che la cicala è priva di vita, quindi era felice, ma ora è morte. Quindi dopo che un uomo ha tagliato con un colpo di accetta la cacia è una pianta che viene ferita come se fosse uccisa, ferita, amputata, e a causa di questo colpo, di questa accettata, cade giù il guscio di una cicala che intanto ormai era già morta, e adesso che siamo all'inizio di novembre. Quest'ultimo verso è dantesco, richiama proprio Dante. E novembre per quale motivo? Perché novembre è il mese del buio, il mese della dimenticanza, il mese dei morti. Ci troviamo di fronte qui a di nuovo un correlativo oggettivo grandissimo, nel senso che è una poesia nata, è un'occasione, quindi nata da un'occasione che sembra apparentemente banale, cioè un uomo, un contadino, che accetta, rompe un pezzo di albero. Quella è l'occasione. Però ci sono tantissime immagini che diventano
allegoriche, cioè ci rimandano ad altre realtà, di nuovo con relativo oggettivo, diventa espressionista perché sì che nasce da una scena quotidiana, però si riaggancia al tema della memoria e al tema del passato che si cancella. Più noi ci allontaniamo dal passato, più questo si sfalda dentro di noi. C'era la felicità, ce lo ricorda quella cicala, o meglio quel guscio di cicala, la cicala non c'è. L'estate era felice, il passato magari era felice, però ora c'è solo sofferenza. Quindi mi raccomando, altre no. Ve le leggerei tutte perché sono stupende, però non è il caso. Mi raccomando, riflettete tantissimo su queste tematiche, contestualizzate bene Montale, prendete queste tre poesie, tre o quattro poesie che vi ho letto, sviscератele, scrivetevele, appuntatevi vicino tutte le varie parole che ho spiegato, tutti i vari concetti che ho spiegato, perché davvero sono molto dense di significato. È lì che sta la bellezza e la complessità del correlativo oggettivo, cioè sta nel fatto che una realtà apparentemente semplice in verità però nasconde un qualcosa di molto più complesso. Nasconde una realtà, nasconde un significato profondo, che di solito è di sofferenza o di un'occasione persa. L'importanza anche della forma metrica composta. Montale è comunque un classicista, Montale è un dantesco, è un grande amante di Dante sia per il contenuto sia per la forma. Per questo motivo anche le parole che utilizza sono parole che evocano. Avete sentito spesso il male di vivere, foglia accartocciata, arrivo strozzato, cavallo stramazzato, cioè delle volte davvero sembrano uno scioglilingua. Perché? Perché vuole comunicare la sofferenza non solo con le parole, ma proprio cioè non solo con il significato delle parole, ma con la parola stessa, cioè con il suono che la parola crea. Con queste parole a volte dure, a volte con allitterazioni, a volte con consonanze, con parole dal suono aspro e severo, a volte parole dantesche, a volte parole che davvero fanno stridere le orecchie e la lingua e il palato. Perché? Perché se voglio comunicare la sofferenza, sì, lo faccio per immagini, lo faccio col correlativo oggettivo, lo faccio con l'espressività di ciò che dico, con il colore di ciò che dico, ma in poesia lo posso fare anche con la ruvidità di come lo dico. Quindi ancora di più assume un significato profondo, quel falco alto, elevato, quella ripetizione costante della L, ovviamente va a creare una musicalità di fastidio, l'obiettivo è quello, perché se voglio soffrire lo posso fare anche attraverso una sofferenza uditiva. Allora io spero che, nonostante siano passati 50 minuti e Montale abbia bisogno di mesi di spiegazione, spero comunque di essere stata abbastanza chiara. E mi raccomando, ascoltate questa lezione, non smetterò mai di dirvelo, con cognizione, con un foglio di appunti sotto mano e con i testi, perché senza vedere i testi non si riesce a capire Montale. Ok? E un invito ovviamente a scoprire un personaggio, un premio Nobel. Quindi vi dico alla prossima. Un bacione a tutti. Bye!